Allora, buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa che abbiamo chiamato la festa dei diciottenni. Innanzitutto, il primo ringraziamento va a chi ha raccolto l'invito e nonostante siano 17 i nuovi diciottenni di Osimo, che compiono gli anni la maggiore età quest'anno, purtroppo, probabilmente per cause che non conosciamo, sono intervenuti solo in 5, pochi ma buoni. Ovviamente di fronte a questo magari noi alcune volte ci sentiamo scoraggiati perché crediamo molto nell'istituzione della cosa pubblica e crediamo anche molto in queste iniziative. Raccontavo prima a qualcuno che mi ha fatto specie quello che ho sentito in questi giorni al telegiornale, soprattutto in merito al terremoto che è successo nell'Emilia Romagna. Gente che ha investito 50, 60, 70 anni della propria vita per costruirsi la propria impresa, in 15 secondi è tutto distrutto. Questo vuol dire che quello che stiamo facendo e stiamo cercando di fare ovviamente deve portare il tempo. Speriamo non arrivi il terremoto come in Emilia che distrugga tutto. Dunque, anche se siete in 5, noi, credo Marco, giusto, correggimi se mi sbaglio, anche l'anno prossimo la riproporremo. Non è che ci scoraggia questa cosa, anzi noi vi ringraziamo. Ringrazio anche gli intervenuti che poi si presenteranno e sicuramente avrete modo di sentire la loro voce, l'avvocato Silvio Botticchio e anche il comandante di stazione di compagnia di Breno, il dottor capitano Rapino. Siamo militari, siamo militari. Ecco, abbiamo pensato di invitare anche loro perché diano il proprio apporto a questo inizio della festa dei diciottenni e avranno delle cose sicuramente interessanti da chiarirci. Oltre a un piccolo rinfresco, poi abbiamo preparato anche un piccolo omaggio per voi, ma pregherei Marco Botticchio di illustrare la nostra iniziativa, anche perché vi devo dire per la verità che è stato lui l'ideatore di questa cosa e ne ha fatto veramente il suo cavallo di battaglia negli ultimi giorni e dunque date a Cesare ciò che ha deciso, dunque lascio a te la parola. Grazie dei complimenti. E quello che ha detto Cristian è vero, nel senso che volevamo addirittura già farla l'anno scorso, poi per problemi di tempistiche, in parole povere, l'elezione era stata verso il 15-16 di maggio e l'evento 2 giugno, in due settimane ci siamo trovati dannazzi all'evidenza che era impossibile organizzare il tutto, però non abbiamo potuto abbandonare la cosa, non abbiamo potuto abbandonare l'idea, in quanto l'iniziativa ci sembrava valida e la riteniamo tuttora valida per il presente e per il futuro, e quindi abbiamo pensato di riproporla nella prima occasione utile possibile e siamo qui oggi. Io mi sono scritto per parte dell'amministrazione due righe che vi leggerò per un discorso che mi piacerebbe fare a voi giovani. Allora, l'amministrazione comunale ha sempre cercato di riservare una particolare attenzione ai giovani, in quanto noi crediamo fortemente in voi ragazzi di Osimo. Ci crediamo perché fermamente convinti delle potenzialità insite in voi, certi che ogni opportunità in più che si possa creare e dare a voi ragazzi sia un'enorme opportunità per l'intera cittadinanza di Osimo. Con questo spirito abbiamo pensato di creare questa festa dei diciottenni, realizzandola in concomitanza della festa della Repubblica. Questa scelta ha un valore fortemente simbolico, patriottico e di speranza per tutti noi e per il nostro paese. Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani, fortemente provati dalla lunga guerra, si trovarono a dover far ripartire l'Italia. Scelsero la Repubblica. Scelsero di farlo con la Repubblica in una storica giornata in cui finalmente anche le donne poterono votare per la prima volta ed espresso dunque il loro primo importantissimo voto. Ecco quindi la nostra volontà di unire il ricordo della celebrazione di quel memorabile giorno della festa di noi cittadini
con il voglio di celebrare la festa dei 18 anni di coloro che sono il nostro futuro nel presente, dei cittadini di oggi e del domani. Diventare maggiorenni vuol dire molto di più di quello che si pensa spesso, vuol dire acquisire importantissimi diritti e doveri. Appena compiuti 18 anni, normale e ovvio, come il nostro inconscio umano ci porta spesso a fare, guardare con allegria e spensieratezza solo quelle cose che invidiamo gli adulti. Quante volte sarà capitato a voi, ma anche a tutti noi, di dire o pensare quando avrò 18 anni potrò fare quello che mi pare, oppure di sognare quella beata patente che ti porta i primi giorni dopo averla ottenuta a fare dell'automobile una casa e percorrere 24 ore al giorno la strada di lavoro, non solo perché finalmente ho la patente. Tutto ciò è umano e comprensibile. Il tempo poi regola tutto e vi insegnerà che anche da maggiorenni non potrete sempre fare quello che vi pare e che guidare tutto il giorno, oltre che costoso, vi annoierà presto. Ma essere maggiorenni vuol dire molto di più di questo. Acquisite il diritto e il dovere di votare, il diritto e il dovere di partecipare nella vita del vostro paese, della vostra nazione, il diritto di esprimere il vostro parere e il dovere di rispondere di quanto si dice. Questi sono i diritti e doveri importantissimi, che vi permettono di essere parte fondamentale del paese, che vi danno la possibilità di essere anche voi in quello che sarà il nostro paese nel futuro. Purtroppo spesso si tende a ricordare solo i diritti e dimenticare i doveri, scrollandoci di dosso le responsabilità di questi ultimi. Questa però è una colpa di noi adulti, della nostra società. Citando Pertini, che è stato uno dei presidenti della Repubblica Italiana, i giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Dobbiamo quindi imparare noi stessi ad essere sempre più onesti, coerenti ed altruisti per poter far sì che i nostri ragazzi lo siano a loro volta. Non dobbiamo e possiamo predicare bene e razzolare male, chiedendoci poi il perché di tante situazioni di disagio all'interno della gioventù italiana. Per farvi capire a voi ragazzi la forza e la potenzialità di quello che potete avere, e vorremmo citarvi quanto tristemente è successo poche settimane fa a Brindisi. Noi fortunatamente viviamo in un paese che possiamo considerare molto tranquillo, ma non dobbiamo scordarci della criminalità che è presente nella nostra nazione, non dobbiamo sottrarci alla responsabilità di lottarla in ogni modo possibile. 20 anni fa morivano in un truce attentato Falcone e Borsellino, due persone che hanno dato molto alla nostra nazione e molto hanno fatto nel combattere la criminalità, la mafia. Borsellino tracciò la linea di quello che può essere l'unica e la più forte soluzione alla mafia con una semplice frase: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Ho detto tutto questo per farvi capire la forza e la potenzialità che avete nelle vostre mani e ancora di più nelle vostre menti. I ragazzi di Brindisi, vittime di quell'attentato di pochi giorni fa, ci hanno dato un insegnamento enorme a tutti noi. Non hanno ceduto alla rabbia e alla vendetta. Hanno sfilato tutti insieme, uniti a testa alta, per dire orgogliosamente no alla mafia, mettendoci la faccia, la forza e l'orgoglio nel dire che loro non avevano paura e non avrebbero ceduto all'illegalità. Questa è una dimostrazione dell'enorme forza che avete voi giovani e di quanto potete dare. Prendendo a prestito le parole di Kennedy nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca, non chiedete cosa possa fare il paese voi, chiedete cosa voi potete fare per il paese. Noi vogliamo mettere a disposizione ogni strumento possibile, darvi quante possibilità per far sì che voi facciate vostro prossimo, perché voi possiate sentire il vostro questo paese e metterci quanto volete e potete dare. Chiudo sperando di non essere stato troppo noioso e di poter aver instillato in voi una scintilla che vi dia idea di quanto potete fare e di quanto noi vogliamo che voi facciate e diate a Ossimo. Perché soprattutto in un periodo storico, socialmente complesso e delicato come quello in cui ci troviamo a vivere tutti noi ora, voi giovani potete essere una risorsa fondamentale e importantissima per questo Paese. Questo grazie alle vostre energie, alle vostre idee, al vostro entusiasmo. Grazie alla sana follia figlia della spensieratezza giovanile che spesso può portare alle idee geniali che cambiano il mondo. Per citare un personaggio che credo sia conosciuto da voi ragazzi, stay angry, stay foolish, siate affamati, siate folli. Abbiate quindi sempre quell'entusiasmo, quella voglia di fare, di cercare di migliorare e unitela quel pizzico di sana spensieratezza che fa sì che non vi precludiate nessuna strada, nessuna idea. Grazie a questo tutti noi possiamo avere un mondo migliore.
andate su amministrazione, non precludetevi nulla, abbiate sempre voglia di dare e di provare e rischiare. A questo punto lascerei la parola al Comune Anterapino per il suo intervento. Brevissimo, anche perché non vorrei togliere qualcosa, visto che non parlerà della Costituzione, non voglio togliere qualcosa, magari lo dico dopo qualcosa alla fine. Avete sentito, insomma, la giornata di oggi, per giugno, per noi, per, io, per me che faccio questo lavoro da tanto, che rappresenta un po' uno degli organismi, un apparato dello Stato. Il 2 giugno rappresenta sicuramente qualcosa di nuovo anche per i carabinieri. Con il 2 giugno del 1946 abbiamo anche cambiato nome, definitivamente. Anche prima, insomma, carabinieri sono stati carabinieri, ma prima si chiamavano carabinieri reali. Quindi sapete che noi dalla monarchia siamo passati a una repubblica. Ma questo non toglie che la nostra fedeltà, prima si giurava fedeltà al re, ora noi giuriamo fedeltà alla Repubblica e al suo capo. Questi sono i termini che vengono letti nella formula del giuramento. Giuro fedeltà alla Repubblica italiana e al suo capo, come Presidente della Repubblica. Non per niente, meraviglia, che non sono guardie particolari del Presidente della Repubblica, lo sapete, no? I corazzieri sono dei carabinieri che hanno dei compiti particolari che riguardano la tutela del Presidente e la tutela del Palazzo del Quirinale. Ecco, fatto questa piccola premessa, voi siete maggiorenni, io mi permetto di fare anche un po' di pubblicità, non per niente. Vedete presente, ragazzi, noi abbiamo bisogno di giovani nella nostra istituzione, che sta invecchiando, perché ci allungano sempre questa pensione, non ci arriviamo mai, per cui le nostre forze sono vecchie e abbiamo bisogno anche di linfa nuova. Per cui dei ragazzi, quindi fateci un pensierino, magari, se qualcuno di voi, da noi si accede con un concorso, semplicissimo, insomma, su una buona base ce la fa, ecco, un buon titolo di studio, delle buone capacità fisiche soprattutto, che non è poco perché si capisce, è ovvio anche, no? E quindi basta fare il concorso, superare delle prove e si può anche accedere, diciamo, nell'arma, sia come carabinieri, direttamente come sottufficiale, oppure come maresciallo, e se qualcuno ha delle capacità può tentare anche nell'accademia, perché no? Perché no? Tutto sta a vedere le capacità che uno ha. E la selezione è abbastanza, diciamo, severa, specialmente se quando si fa certi livelli, ma quello che conta sono i titoli, soprattutto le capacità fisiche, sicuramente. Sono due cose fondamentali. Per quello dico sempre ai ragazzi, quando vado nelle scuole, studiate, perché la vostra base, questo è il momento, voi andate ancora a scuola, immagino, fate ancora, no? Non so, l'università magari, o la quinta, non so che classe. Ecco, però è importantissimo, perché quello è la vostra base. La scuola ci aiuta, non è solo la scuola, ovviamente, ma ci aiuta molto, moltissimo a creare delle fondamenta robuste per costruire dopo la nostra casa sopra. Se le fondamenta sono robuste, noi costruiamo solo un grattacielo, altrimenti ci facciamo su una baracca con quattro pezzi di legno. Ecco, quindi questo è molto importante, questo è un messaggio che dico sempre ai ragazzi, perché è importantissimo. Ecco, delle parole ricordate del Presidente Pertini, che io ricordo, voi forse non lo ricordate, magari l'avete visto in televisione, però qualche volta, il famoso Rasuare, i suoi gesti durante la finale mondiale, Italia Germania. Quindi se qualcuno, io ho conosciuto di persona anche Pertini e mi viene la telefono ogni volta che sento il nome, ha detto delle cose giustamente, è vero, i giovani non hanno bisogno di certi premi, io lo vedo anche a scuola, sono svegli, un ragazzo di 10 anni è diverso da un ragazzo di 10 anni di 50 anni fa, sicuramente, molto molto diverso, è molto più, che non ha bisogno di, ha bisogno di input, secondo me, bisogno di. Bisogna essere guidato magari, ecco, quello sì, guidato perché si può anche sbagliare. Ecco perché poi voglio dire qualcosa proprio sugli errori, sugli sbagli. E a questa età, 18 anni, siete maggiorenni, avete acquisito una capacità sicuramente piena, in tempo di volere, non solo a 14 anni,
poi vi dirò qualcosa in più. Per il momento mi fermo qua, poi sentiamo perché non dovrei togliere, mandare un po' da preparare, dovrei dire che lo strappo, e non è giusto, non faccio un scippatore di stia, quindi non voglio scippare niente a nessuno. Poi magari vi do qualche consiglio qualche volta. Anche perché se passasse una scippatore. Facciamo un po' che fu un programma. Però questo ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo vedere, no? Se non vado in tribunale per farlo cambiare. Bene, sentiamo adesso l'avvocato Silvia, che ringraziamo per quanto ci dice, che ci dovrebbe parlare della Costituzione italiana. Sì, io voglio innanzitutto ringraziare il nostro sindaco e l'amministrazione comunale per avermi chiesto di partecipare a questa iniziativa, che ritengo particolarmente educativa, perché credo che conoscere la Costituzione significhi avere una maggiore consapevolezza delle nostre origini, della nostra provenienza, e avvicinarsi ai valori che la ispirano credo possa contribuire a forgiare dei cittadini migliori, dei cittadini con un maggiore senso civico, con un maggiore senso sociale e soprattutto con un maggior rispetto nei confronti della nostra nazione. Vediamo però a questo punto come nasce la Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio del 1948, fu stilata e approvata dopo un lungo dibattito ad opera dell'Assemblea Costituente, un connubio di menti eccelse, rappresentanti una diversità di forze politiche che proprio per questo motivo la rese al di sopra delle parti e dopo un lungo dibattito quindi coinvolse l'intero paese. L'Italia era reduce da una dittatura, quella fascista, che durò un ventennio e da una guerra terribile che aveva ridotto la nazione allo stremo. Dopo il referendum del 1946, che sancì definitivamente la fine della monarchia, occorreva risollevare il paese dalle macerie e dare un senso nuovo, gettare delle basi nuove per lo Stato che stava nascendo. Andavano soprattutto ricostruite le basi, le regole della convivenza civile e su queste regole andava poi edificato il nuovo Stato. La Costituzione subentra allo Statuto Albertino del 1848, che dopo un secolo di vita aveva raggiunto definitivamente il suo tramonto. Lo Statuto Albertino era una Costituzione concessa dall'alto, dal sovrano ai suoi sudditi e per quanto rappresentasse la risposta di Re Carlo III ai moti insurrezionali che si stavano diffondendo in tutta Europa, in realtà nacque senza alcuna consultazione democratica. La nuova Costituzione repubblicana nacque invece dalla prima grande lotta di popolo in Italia. Furono i capi della Resistenza, i capi dei partiti antifascisti che imbracciarono le armi, che patirono la persecuzione politica, il confino, il carcere fascista, a redigere la nuova Costituzione. Quindi furono loro, i capi, i nuovi leader del mondo politico scelti direttamente dal popolo. Essa rappresenta, come la definì un grande giurista antifascista, un padre dell'Assemblea Costituente, il programma della Resistenza. Voglio leggervi le sue parole e lasciarvele come messaggio, di modo tale che quando penserete in futuro a questa giornata ve le possiate ricordare. Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. E ancora, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Era la prima volta nella storia d'Italia che le masse popolari partecipavano così direttamente e consapevolmente al proprio destino, in risposta alla dittatura e alla guerra. La Costituzione si affermò come patto fondamentale tra le diverse forze politiche, accomunate però dall'antifascismo e da una forte aspirazione ideale nata dalla guerra di liberazione. Ad essa i costituenti decisero di imprimere il carattere della rigidità e di porla al vertice di tutto l'ordinamento giuridico. Essa è la legge fondamentale dello Stato.
La rigidità è una caratteristica tipica di tutte le costituzioni democratiche del Novecento e significa cioè che, a differenza dello statuto albertino, che era flessibile e che poteva essere quindi modificato con un normale procedimento legislativo e quindi proprio per questo motivo fu utilizzato dal regime fascista e rivoluzionato anche per gli scopi che tutti sappiamo, la Costituzione no, non è modificabile con il procedimento legislativo semplice. Può essere sì revisionata, ma ci sono una serie di ostacoli, una serie di vincoli per poterla modificare e questo fa in modo che le garanzie in essa contenute non possano essere stravolte dal potere politico al loro piacimento. Quindi proprio grazie al carattere della rigidità della Costituzione, questa fa in modo che le nostre libertà siano tutelate in modo duraturo. L'Assemblea Costituente ha voluto porre l'uomo, i propri diritti, i propri doveri, al centro di un'attenzione universale cui la comunità civile non può non guardare. La Costituzione della Repubblica Italiana contiene 139 articoli e 18 disposizioni finali e transitorie. Ovviamente non sto a entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, anche perché sono sicura che altrimenti qualcuno mi farebbe un accenno, Tania. Però mi lascio il compito di leggerle quando tornerete alle vostre case. Dopo l'enunciazione dei principi fondamentali, segue la prima parte che si occupa di diritti e di doveri, articolati in rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti politici e rapporti economici. C'è poi invece la seconda parte della Costituzione che riguarda l'ordinamento della Repubblica, cioè le funzioni del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle garanzie costituzionali. La Carta Costituzionale riconosce quindi i diritti dell'uomo fondamentali, la libertà di pensiero, la libertà di religione, di associazione, di stampa, la libertà di movimento, il principio di uguaglianza, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, garantisce il diritto di sciopero, sancisce la parità tra uomo e donna, stabilisce il primato della politica sull'economia e il primato del principio solidaristico sul profitto economico individuale. Quindi la Costituzione getta le regole del gioco democratico all'interno del quale tutte le nostre libertà possono poi essere esercitate. Quindi gli alti valori disegnano l'intenzione di creare un paese democratico dove l'uomo è posto al centro dell'interesse, dove è fondamentale la famiglia, l'educazione dell'uomo, la cultura, le libertà individuali, le libertà collettive e al di sopra di tutto il valore della pace, che costituisce sicuramente la garanzia affinché tutti questi principi che vengono enunciati riescano a esistere. È quindi un testo perfetto sotto il profilo umano e sotto il profilo normativo, che tuttavia però a volte non viene rispettato a causa della natura stessa dell'uomo, che è sensibile alla corruzione e spesso discredita i valori universali a discapito del bene collettivo. Valori che nella Costituzione italiana sono ben espressi e sui quali un intero paese distrutto e svuotato dall'orrore della Seconda Guerra Mondiale si è rimboccato le maniche per creare un paese giusto da consegnare alle nuove generazioni. Certo, anche la Costituzione non è però un documento immodificabile, non deve essere un totem da adorare senza alcuna valutazione critica. Senza entrare nel merito di delicate questioni giuridiche, possiamo dire che una revisione della Costituzione che contribuisca ad un maggior funzionamento dello Stato, ad una sua maggiore velocizzazione, in modo tale da renderla più in linea con le esigenze dei cittadini, con le esigenze delle aziende, è auspicata da più parti e soprattutto anche da molti esperti accreditati. Però detto questo, e concludo, bisogna confermare, ribadire l'attualità della nostra Costituzione, la sua ancora incompleta attuazione, il suo alto valore etico e soprattutto il suo valore di guida dei nostri comportamenti nei confronti della comunità nazionale. Certo, la Costituzione è ancora una speranza, è ancora un ideale, è ancora un lavoro da compiere,
Però forza e coraggio, ragazzi, perché siete voi la speranza di realizzazione di questi ideali. Grazie per l'intervento e per le bellissime parole. Non possiamo che aggiungere il nostro applauso e ringraziamento veramente. Concluderemo allora con gli ultimi consigli. Che l'ha data anche loro la copia di questa, no? Leggetela. La questa leggetela, se non l'avete già fatto, leggetela, perché è molto bella. E vi fa capire qualcosa di come funziona un po' il nostro Stato. Pensate che tante nazioni non ce la possono permettere la Costituzione così. Aspirerebbero molto ad avere una Costituzione, o perché c'è ancora la dittatura, o perché c'è la guerra civile, o che ci sono tanti paesi nel mondo che ce la sono una Costituzione così. E poi vi fa aprire un po' la mente, vi fa spaziare un attimino. Leggero perché è molto importante. Ecco, allora io vi faccio qualche raccomandazione, perché mi capita spesso, io ho sempre questo pallino delle scuole, nel giro 25-30 ogni anno, durante l'anno scolastico, e vedo dei ragazzi in difficoltà, nel senso che dei ragazzi non sanno di alcuni comportamenti che assumono, che sono reati. Sono reati, loro li prendono così sotto gamba, pensano, sanno così che è qualcosa che non si fa, ma non sanno fino a che punto. Al punto addirittura di sicuramente di trovarsi ad affrontare un procedimento penale. Poi vi dovete trovare l'avvocato, che vi prende, ma andare a un ufficio. Qualche volta rischio di andare in galera proprio, specialmente con gli stupefacenti, specialmente con la droga. Se la giro, se la scambio, se la passo, anche grave, ma io non me lo sono fatto pagare, anche gratuito la cosa, sempre spaccio. Non è che. E questo è un elemento che è importante, che i ragazzi a certa età si avvicinano allo spinello quantomeno, o a qualcosa anche di più, e non sanno fino a che punto è grave. E questo perché o qualcuno non glielo ha mai detto, o perché gliel'hanno detto o spiegato male, probabilmente, o perché lo sanno, fanno finta di non saperlo. E per cui quando dico ragazzi, attenzione a quello che fate, adesso voi vi siete maggiorenni, io ho 18 anni, ero già stato diviso, ve lo dico, io sono lavorato a 17 anni, e avevo già questa divisa, quando ho compiuto 18 anni, io ero di servizio ancora un po' più poco, il giorno del mio 18esimo compleanno. Solo questo qui, però ovviamente va bene. Voi avete 18 anni, avete delle responsabilità, dei diritti, dei doveri, ho detto anche voi prima, assumete dei diritti, che si dimenticano spesso i doveri e si pensano solo ai diritti. Il vostro dovere è quello di essere delle brave persone. Questa è la cosa fondamentale. Di essere delle brave persone, delle persone corrette, delle persone serie. Il mio cavallo di battaglia è stato questo. Noi abbiamo bisogno, mai come adesso, in questo momento storico, di persone serie, di persone che sanno quello che devono fare, persone che occupano di qualcuna sedia ed è merita di occupare quella sedia perché è bravo a fare qualcosa lì. Perché di pagliacci ce ne stanno tanti, in giro, ma tanti. Ecco, noi abbiamo bisogno di persone serie, di persone corrette. Se qualcuno fa qualcosa per il prossimo, meglio. Se non lo fa, pazienza, non è che questa Costituzione non dice che è obbligato, salvo qualche caso, ma non c'è un codice che ci obbliga a fare per forza volontariato, perché il volontariato si fa volontario. Ma questo a parte, ma almeno a fare il proprio dovere, qualsiasi posizione uno occupi nella società, fare il proprio dovere. Alcuno che fa l'operaio, chi è solo operaio come va fatto? Uno non fa il sindaco, lui fa il sindaco, come va fatto il sindaco. Ok? Questo che io dico, abbiamo bisogno di persone serie, corrette, persone giuste. Solo questo che dico, pensateci sempre. Bisogna fare le cose giuste. Non bisogna mai mettere la cattiveria, la cosa come volete voi, ma non è solo quello. E non abbiate paura a denunciare quando vedete delle cose strane, ma per voi. Voi stessi, no, né per me, no? Per voi, per chi verrà dopo di voi. Perché quando le cose non vanno,
purtroppo bisogna anche indignarsi per le volte, denunciare, perché se non va, non va. E bisogna sempre presentare. Vediamo sempre, noi avremo già più una volta che arrestiamo dei ragazzi che portano la roba a scuola, per dire no. Tutti sanno, compresi i compagni di classe, tutti tacciono. Poi mi vengono a dire la madre l'omertà. E quello qua, non è che mi sono là. Tutti sanno, Grazie a Dio qualche professore che ha detto, mo basta, cavolo, sono stufato. Ci ha detto qualcosa che abbiamo fatto. E noi non è che abbiamo una sfera, che la mattina vediamo chi sta facendo, commettendo i reati. Che noi ci si arriva, no? A me sarebbe piaciuto che questa notizia arrivasse da quella fonte, dalla fonte dei compagni di scuola. E non è fare la spia, guardate ragazzi, non devi fare la spia. Questo bisogna proprio dire no, basta. Nella mia scuola tu porti questa roba qua, ma come ti permetti? Devi prendere a calcio di sedere. Non ti devi permettere nella mia scuola di comprare questa roba. Questo sarebbe una cosa. Ma è un esempio questo qui, ma in tutto il mondo, domani lavorerete, non so, un ufficio pubblico o anche nel privato. Quello che è, quando vedete qualcosa che non va, va detto. Non va tenuto nascosto, addirittura così, difeso, anzi no, meglio tenere i toni bassi. No, quello che è, se uno ha sbagliato, gli va fatto notare che ha sbagliato. Non è che bisogna stargli dietro o magari essere comici, assolutamente. Per cui ecco che dico, abbiamo bisogno di persone serie, di persone corrette. Tutto qua. Credo che anche queste prime parole del comandante Rapino siano fondamentali e ovviamente adesso il nostro augurio è quello che le mettiate in pratica e le inviate nel miglior modo possibile. Non vogliono essere una predica, non vogliono essere una tirata d'orecchie, è solo quello che noi che facciamo parte dell'ente locale, delle istituzioni, vogliamo trasmettere a voi. Poi, dovrete saperle voi mettere in pratica e cercare di utilizzarle nel miglior modo che ritenete possibile. A questo punto noi avevamo pensato di omaggiarvi di una copia della Costituzione e del Tricolore, quindi magari se cominciamo da Gentil Sesso, come dire, ecco, una definita bellissima, una copia della Costituzione e una copia della... magari stretto di mano anche e auguri prego che la mancanza la vuole rifare la cosa il colore di queste due auguri a te Non sentitevi, non sentitevi.
siamo a un esame di scuola, questo è un po' di tutto. Dico perché? Sì. Perché c'è anche la locandina, festa dei 18 anni. Si aspettava forse. Grazie, immagine.